Veramente tantissime cose. Vi farò vedere prima tutto il materiale e poi vi farò vedere anche i due grembiuli che abbiamo preso. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questa pochettina, diciamo, che si è presa Giorgia da tenere nello zaino, nel borsone, nello sport, dove metterci il deodorante, assorbenti e poi cos'altro? Boh, non si sa cos'altro. Comunque queste cose qui e l'abbiamo pagata 4,50 euro. Poi Giorgia, sempre ovviamente nero, poi Giorgia si è scelta due raccoglitori, tutte e due neri, sono morbidi, vedete, non hanno una copertina rigida, dentro sono fatti così e sono appunto morbidi, non hanno una copertina rigida. Sono della marca Prima, che troviamo nel negozio di Wow, di cinesi. Poi si è presa due di questi quaderni, uno a righe, uno a quadretti, neri, ovviamente, così, che hanno i fogli con i buchi che sono attaccati, così praticamente usano questi qua per scrivere e poi li mettono, vanno a mettere nei raccoglitori. È molto comodo e soprattutto sono comodi anche per Manuel, visto che è mancino. Questi a righe sono così, purtroppo, vabbè, le righe non hanno i margini, però pace. E quella a quadretti invece è così, ha i quadretti piccoli. E niente, quindi quelli di Giorgia sono assolutamente neri. Invece Manuel ah, Giorgia frequenterà la terza media, invece Manuel andrà in prima superiore quest'anno. Primo liceo scienze umane, ha scelto a quadretti arancione, sempre piccoli anche lui, e invece a righe ha scelto verde. Poi per tutti quanti abbiamo preso questa confezione di scotch, di rotoli di scotch. Ovviamente sono pochi, sei, cioè è solamente per l'inizio. Poi una volta al mese queste qua e le colle dovrò comprarle ciclicamente, perché comunque io adesso non so Manu e non so Giorgia, ma le elementari usano un sacco di scotch per attaccare. Noi scriviamo un sacco. Quindi. Poi Giorgia si è scelta questi post-it piccini, così, di questi tre colori, arancione, giallo e fucsia. Ma il fucsia era da Sabrina? Sì, ah, ok, il fucsia era da Sabrina. E non so cosa ci vuole fare, mi ha chiesto, io glielo ho preso. Poi per le bambine, perché Gabriele le ha ancora dell'anno scorso, ho preso delle copertine per i quaderni, così magari riusciamo a salvaguardarli un pochettino di più. Abbiamo preso viola, giallo, verde, poi arancione, mi passi quello lì che mi è caduto? Via, giallo passa la mano. No, quello là bianco, arancione, bianco, magia. Poi blu,
un'altra bianca che un'altra bianca che si sono scartavetrate tutte, due fucsia. Quindi vediamo un po' adesso chi è che le userà, perché comunque, cioè, se le divideranno un po'. Giada va in prima elementare, Sabrina va in quarta e invece Gabriele va in quinta elementare. Perciò vediamo, quella verde magari la prenderà Gabriele oppure la prendono le bambine, adesso vediamo. Poi Gabriele, per mettere colla, forbici, mi ha già detto, me l'aveva già detto per quello che lo so, si è scelto questo astuccio, è giallo fosforescente? Sì. Della, sempre della marca Prima, che appunto è la marca che c'è lì in questo negozio di cinesi. Per me mi sono presa questa cartellina fatta in legno. Quella di dottori? Così, per metterci i fogli. Per la mattina, quando devo andare a fare le pulizie, avevo in mente un'idea che ho visto sul canale di Debbie G. Lei non usa questo, però sul canale di Debbie G ho visto, io ho tantissimi fogli buttati lì, allora pensavo di usarli attaccandoli qua e poi in un prossimo video vi spiegherò come, pensavo, come la utilizzerò. Poi... non so in realtà chi è che le ha scelti, no, ma mi sembra... Brina colorosa e Gabri colorosa. Non so perché l'ha preso anche Giada, ma non mi ricordo come l'ha preso. Comunque hanno preso i temperini, questi qui col serbatoio. Gabriele ha scelto questo verde e Giorgia dice Sabrina ha scelto questo qui, rosa. Ah, sì. E Giada ha l'ha preso come Sabrina, rosa anche lei. Ecco perché non sapevo chi l'avevo preso. Poi per tutti quanti ho preso queste confezioni qui di colla, dove ci sono due tubetti. Ho chiesto a loro se preferivano quelli medi o quelli piccoli, che ce n'erano di più, ma hanno preferito questi medi. Quindi ho preso 5 confezioni di colla, così da due tubetti da 21 grammi l'uno. Non mi chiedete quanto li ho pagati perché non me lo ricordo. Ho rimosso perché abbiamo speso veramente un sacco. Ma a questo punto lo saprete già perché è nel titolo. Manuel si è preso delle forbici nuove fatte così grigie e azzurre. Questo arancione l'ha preso Manuel. Manuel si è preso il temperino arancione. Poi sempre Manuel ha scelto il bianchetto, il correttore, questo qui della Carioca liquido con il pennellino, perché lui dice che ci si trova meglio. Invece Giorgia, sempre della Carioca, ha scelto questo qui, questo qui a topolino, a nastro. No, Pia, no. Manuel poi si è preso questa gomma, sempre della Carioca, questa bianca, per cancellare la matita. Si è poi scelto queste penne nere, confezione da 6, che sono penne a sfera con tappa click, punta di 1 mm. Poi... questa l'hai presa tu? Sì. Giorgia si è presa una calcolatrice tascabile. Ecco, hai sbagliato a prendere questa, dovevi prendere quella che aveva preso mano l'anno scorso, che calcolava anche qualche cosa, non mi ricordo cosa. Ok, l'ha presa anche Manuel, uguale a quella di Giorgia. Poi Manuel si è preso un righellino piccolo da mettere dentro l'astuccio. Piccolo. Sì, è piccolo, è da 20 centimetri. Hanno ancora gli astucci dell'anno scorso, quelli dell'Espac, che li ho preso nuovi, a Manuel rosso e a Giorgia nero, che anzi dobbiamo dargli una lavata. Poi Manuel e Gabriele si sono scelti queste matite, la confezione è da 8.
Queste qui sono quelle normali per prendere appunti, per compilare magari sui libri, per fare disegni, perché tanto Gabriele per il momento fa disegni normali, quindi va bene qualsiasi matita. Poi, sempre Manuel si è preso questo compasso qui con la rotellina, sempre della marca Prima, e ha svariati pezzi che poi alla fine non usano mai e alla fine si rompe anche il compasso, ma va bene. Qua Giorgia si è presa questa gomma per cancellare ovale, che è simile a quella di Manuel, che la prof preferisce quella. Poi Manuel si è preso queste penne sempre uguali a quelle nere, però le ha prese rosse. Le bambine, ma non mi ricordo. Queste qui sono mie. Invece queste qua credo se le sono prese loro. Ah, ok, sì. Allora, queste qui le ha prese Giorgia, sono così colorate ma metalliche. Sono fucsia, sembra pesca, azzurro e verde. Sono quattro matite in grafite metallica con gommino, quattro pezzi, niente di... Le matite, così come vi dicevo, sempre per compilare, cancellare, eccetera. Poi invece le bambine, cioè Sabrina e Giada, si sono prese queste qui. Ora non ricordo chi ha preso che cosa, ma comunque una di Sabrina e una di Giada. Così quattro colori, fucsia, arancione, giallo e verde fosforescente, qui rosa, giallo, verde e azzurro. Questi qua hanno le righe nere sopra, invece queste qui sono monocolore. Molto molto carine. Poi Manuel e Gabriele si sono presi questi evidenziatori, così sono molto sempre di questa marca Prima, che si trova in questo negozio di cinesi dove andiamo noi, e c'è scritto alta fluorescenza, vedremo, punta resistente, impugnatura soft, e sono a giallo, arancione e azzurro. Ah, questi qua invece sono di Giorgia, perché vabbè, Giada non ne ha bisogno. E Sabrina ancora non credo che ne abbia bisogno. C'è Pia che gioca con i cartellini dei vestiti. E questo qui è color pesca, verde e viola, sono più colori pastello, non sono accesi come quelli là, molto carini. Anche questi qua, punta resistente, impugnatura soft. Poi, ah, poi c'è una caderba di penne. Ci servono le penne? Cioè. Allora, ci sono praticamente le Replay, così, abbiamo preso tutti e tre i colori, rosso, verde e blu, sia per Sabrina che per Gabriele. Per Giada no, perché sono in prima elementare, ancora non le userà. E poi invece Giorgia si è presa in tre colori le Bic normali, semplici. Ho preso verde, rosso e blu. Poi sempre per la scuola, perché comunque li serviranno, avevano una vasta scelta di mascherine in cotone riutilizzabili. Io non ho capito dov'è la cover per mascherine. Comunque, tutte e due in uno. Cover per mascherine. Ah, mascherina o cover per mascherine. Vabbè, abbiamo preso varie fantasie. La prima che vi faccio vedere è questa qui, bianca. È praticamente ha la tasca all'interno per metterci il filtro e per metterci le garze. E questa qui, la prima, è bianca con le zampettine di gatto, sì. Anche di cane, nere e i cuoricini rossi. Poi ne ho presa una bordeaux come quelle nere che portano sempre, l'ho presa però bordeaux perché nere non c'era più. Poi una bianca con disegni floreali sull'arancione giallo. Molto carina, eh? Poi una di...
bianca con stelle grigie, blu e rosse. Questa non poteva mica mancare. Una zebrata, finalmente l'ho trovata. Perché? Perché è bianca e nera. Sono prima le zebradine. Forza Juve. E poi, forza. Scusatemi, questa qui me la guardavo io. Una che sembra stampata col giornale. Io non sembra così. La stampa del giornale. Posso metterla con quella mano? E poi questa qui che è anche molto molto carina, è sul viola e ha sopra questi disegni, c'è l'occhio, le labbra, scritte con scritto girl, le scarpe, in rosa fosforescente, in azzurro, molto carina. Poi invece per Giada, queste qui sono un po', diciamo, per tutti, da Sabrina in su. Invece queste qui le ho prese più specifiche per... Via! Il terremoto, c'è il terremoto, aiuto! Via, lascia stare il cavalletto. Via, non farmi dire mal di mare. Queste qui invece ho preso per Giada, questa qui che ha l'unicorno, l'arcobaleno, tazze, con scritto Ello, rossetti, diamantini, molto carina. Rossetti. E poi una che Pia si è rubata. Una che Pia ha rubato e non me la vuole ridare. Scusa signorina. Ma lì è sua, ma scusa. Mi puoi dare la mascherina? Me la dai per piacere? Grazie. E poi invece ce n'è un'altra che è sempre per bambini, fatta sempre uguale, un po' più piccola, cioè come questa qui con gli unicorni, con sopra però invece no, le penne no, macchinine e semafori. Diciamo che questa qui sarebbe un pochettino più da maschietto e quella con gli unicorni un pochettino più da femminuccia. Ma poi alla fine una mascherina, quindi se a Giada piace questa piccola macchinina perché magari non ci aveva fatto caso, la teniamo, altrimenti la regaliamo a Luca e a lei magari ne vado poi a prendere un altro paio fatte così con gli unicorni, perché comunque poi con la scuola dovranno cambiarle spesso e quindi preferisco, poi ne avevamo già comprate delle altre, perciò ne abbiamo, diciamo, 10.500 paia. Un po' le abbiamo, però lavando, dovendo la lavare comunque tutti i giorni, comunque un po' ci andranno. Adesso Pia arrivo da te. Pia adesso arrivo. Allora, poi per Giada ho preso questo grembiulino con Elsa. Qui di Frozen, ci sono Elsa e Anna. Insomma. E l'ho preso al Bennett, questo qua però, ed è 7 anni. Ah, così vabbè, nero ovviamente, poi il colletto è bianco col bordino rosa. Poi dovresti passarmi il tuo borsone e poi il grembiule di Sabrina. Giorgia poi per lo sport, per ginnastica anche, per ginnastica e per hip hop si è scelta questo borsone qui della Covery, ha una tasca qua davanti, poi una, ecco che si è già aperta nel modo errato, ok, fatto, una tasca qui davanti, una tasca e una tasca invece gigante così dentro, e ha anche, cioè, le due manichine così piccole e poi ha quello per portarlo in spalla. E lo userà, sì, l'abbiamo preso questo qui sempre dai cinesi, da Wawa, e l'abbiamo pagato 9,90 euro, non era in saldo questo qui, però le serviva, quindi l'abbiamo preso. Poi torniamo al Bennett, dove vi faccio vedere quello che abbiamo preso. Posso prendere questo, scusa? L'astuccio, sì, l'astuccio. Il diario di Manuel, ha scelto questo qui di Bastardi Dentro 2020-2021 con questo sorriso che sembra quello, così su davanti, dentro ha anche dei gli occhiali così per rossi e blu, non so dove sono. Manuel, che diari sobri che prendi? E niente, dentro è a quadretti, le pagine sono belle grandi. E boh, invece ha Sabrina,
Giada, Gabriele, Giorgia non l'ho preso perché il nostro istituto ce lo fornisce. E poi uguale per tutti, con già dentro la parte per le giustificazioni. No, questa Sara l'ha detto. Questo al video Sara. No, la Sara. Okay. Con le giustificazioni e tutto quanto. E poi loro se lo possono però modificare come vogliono. Però lo forniscono loro in modo che internamente ci sia tutto quello che serve per tutti quanti. Poi, per Gabriele abbiamo preso questo astuccio della S&J, molto 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 bello. È un astuccio normale a 3 zip. Vi faccio vedere solamente questo di Gabriele perché poi ce ne sono altri due, ma tanto sono tutti quanti uguali internamente. Hanno righello, penna cancellabile blu, penna rossa non cancellabile. Infatti la penna blu se la terranno loro, la penna rossa la daranno ai fratelli più grandi perché loro ancora non le possono usare. Matita, forbici. Cosa? Ci sono tante cose, hai visto? Una gommina, un temperino che però non va bene perché è senza serbatoio, si dovrà balanzare. E poi una piccola gomma della Giotto. Quindi nella prima tasca troviamo questo. Poi invece nella tasca centrale ci sono i pennarelli, sempre della Giotto, di tutti quanti i colori, sono bellissimi. E invece nell'ultima tasca, come tutti gli astucci e trecioniere, ci sono le matite, sempre della Giotto, che sono bellissime quando sono così. Poi tempo 2 settimane e non c'è più niente. Sabrina l'ha preso uguale, ma rosa. Adesso cerco di farvelo vedere perché ce l'ha. C'è la pia. Tieni Pia, guarda. Ecco, questo qui invece è quello che ha preso Sabrina, che ha scelto lei. Sopra c'è un gattino e dei cuoricini, molto colorato, e internamente è uguale perché sono della stessa famiglia. Poi cosa ho preso? Sempre bene, se vi faccio vedere l'astuccio di Giada, che l'avete già visto nel vlog forse, non mi ricordo. Comunque lei l'ha scelto così, che sembra di jeans, con la scritta 7. E invece questa parte azzurra con i conicini bianchi. Con i cuoricini bianchi, rosa e fucsia. Abbiamo anche qui sempre 3 cerniere e internamente è uguale. La penna rossa l'ha già tolta, ma doveva arrivare anche la penna blu perché tanto a lei non serve. E poi ci sono sempre pennarelli e pastelli. Così, pennarelli e pastelli. C'è una bella promozione al Bennet per quanto riguarda astucci e zaini, di cui vi parlerò poi nel video pazza per la spesa. Comunque li ho presi lì proprio per questo, perché c'è una promozione molto interessante che fanno tutti gli anni, non è fatta solo adesso. E poi per ultimo, per questa ondata diciamo, oltre al gremio di Sabrina che adesso Giorgia recupera, sì che c'è in mezzo nella Roma, abbiamo preso lo zaino per Giada, lo zaino nuovo, pagato 59? Sì. 59 euro di Ladybug, è così rosso, ha una tasca piccola qui davanti per metterci la colazione. Poi ha una tasca un pochettino più grande qua, per metterci non si sa che cosa, magari l'astuccio, il diario. E poi qua ha un'altra tasca intermedia ancora, dove mettere, dove c'è un cuore per metterci il nome, il cognome, la scuola, la classe. È in stoffa anche questo qui.
E poi la tasca, l'ultima, che ha le coccinelle qui nell'apertura. Speriamo che non si staccano. Ha un sacco di tasche in pratica. Qua che ha anche un'altra tasca ancora più piccolina internamente. E veramente, ha veramente tantissime tasche questo zaino. E quindi non lo cambiamo tutti gli anni. Glielo prendo nuovo in prima elementare. Se si rompe, vanno avanti con gli zaini dei fratelli degli anni passati, perché comunque ne abbiamo delle Bratz, delle Wings, delle Monster High. Quindi il mio comunque primo. Quello del Monster High è il mio, sì. Quindi voglio dire, quelli lì non. E poi glielo compro nuovo in prima media. L'anno scorso l'avevo preso a Giorgia Manu e ne avevo preso quello delle SPAC, fantastici. Quindi in prima media lo prenderò tutti quanti, perché è veramente uno zaino fantastico. Anche l'astuccio, cioè, dura tantissimo e proprio si vede che è un materiale bello tosto. Comunque poi dietro invece è fatto così, ci sono le due spalline che qua da questa parte, sì, infatti da questa parte sono bucherellate che sono traspiranti. E niente, adesso cerchiamo il grembiule di Sabrina. Ecco, questo qui è invece il grembiulino che ho preso per Sabrina. È nero semplicemente, con una bambolina qui dei capellini, dei capelli gialli qua. E poi lei ne ha anche altri. In genere ne lo compro nuovo solo in prima elementare, perché poi comunque hanno anche qui sempre quello delle sorelle passate. Cioè Sabrina ha messo i suoi grembiuli nuovi più quelli di Giorgia. Giada avrà quelli di Giorgia, quelli di Sabrina che non le vanno più, più il suo che l'ho comprato nuovo. Vi lascio immaginare Pia quanti ne ha. Però comunque sono divisi per età, perciò non è che li metteranno tutti quanti. Sabrina ne ha usati, l'ha usati un po' di più, perché ha usato già anche quelli più grandi. Adesso l'ho dovuto prendere 85 e quello di Giada, quella Sabrina, e quello di Giada 7 anni dovrebbe essere 70 o 75, perché i cinesi hanno un metodo di segnare, di riconoscimento della taglia, mentre invece quelli lì ce l'avevano diverso. Comunque, per questa prima parte di articoli per la scuola abbiamo finito, vi ho fatto vedere tutto. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi piacciono i grembiuli, se vi piacciono le cose, il borsone di Giorgia, i vari le varie penne, così, se gli evidenziatori, i temperini, le mascherine, i raccoglitori, non mi veniva. E manca ancora una parte comunque per Manuel, ma non so se alle superiori, siccome è la prima volta per me, non so se loro hanno delle preferenze e gliele diranno, oppure se lui può scegliere di prendere raccoglitori piuttosto che quaderni. Perciò aspettiamo il primo giorno di vedere un attimino quello che gli dicono. Quindi per questa prima parte è tutto, io spero che vi sia piaciuto il video. Vi ricordo di iscrivervi al canale se vi fa piacere seguirci, e di attivare la campanellina per non perdere i prossimi nostri video. E niente, per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. 1, 2, 3, come on. Come on.